La prospettiva è quella di presentare un piano completo che guardi a tutti i quattro scali, allo sviluppo di tutte le infrastrutture con un ambizioso piano di investimenti. Previsti 151 milioni per le infrastrutture, 70 per la sostenibilità, 49 per la digitalizzazione. A dirlo il presidente Antonio Vasile in occasione della presentazione del piano strategico 2023-2028 di Aeroporti di Puglia. Un piano pensato per far sì che guardi all'ambiente, alla cultura, al benessere del personale e soprattutto al benessere dei territori nei quali operiamo, che non è solo ed esclusivamente la Puglia, ma anche la Basilicata e il Molise. Quali sono i punti focali di questo piano? L'investimento su tutti gli aerostazioni. Abbiamo investito sulle infrastrutture di volo, quindi sulle piste. Adesso è arrivato il momento di raddoppiare ogni singola aerostazione. Per l'occasione a Bari anche il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami. Ritengo doveroso che il governo fosse presente perché questa è l'unica rete che si è costituita nel senso del DM401 e conseguentemente era un segno d'attenzione doveroso. Devo dire che avete combinato una davvero bella, perché la costruzione di una rete aeroportuale qua, strutturata non di fatto ma secondo la normativa previsto dal governo nazionale, credo che sia una bellissima, un bellissimo lead case che può dare la possibilità di anche di altre realtà di imitarvi. Da un osservatorio nazionale, quello del governo, qual è la percezione che si ha della Puglia? È sicuramente una regione importante, soprattutto una regione su cui anche in ambito del trasporto aereo ci sono stati investimenti significativi. C'è sicuramente un'esigenza di ottimizzare alcune realtà, penso a quelle che avete ben presente, da Grottaglia a Foggia, ma c'è anche la volontà di integrare una rete che può ancora offrire gli spazi di miglioramento. Soddisfazione per la Regione Puglia, azionista di riferimento di Aeroporti di Puglia. Aeroporti di Puglia è una società totalmente di proprietà della Regione Puglia, è una società dove però i pugliesi non immettono finanziamenti di nessun genere, è in equilibrio economico, si ripaga da se stessa. Il piano strategico che stiamo presentando si connette all'intera strategia politica della regione e si realizza attraverso l'indebitamento bancario che Aeroporti si può permettere grazie alla solidità del suo patrimonio e alla qualità della sua gestione. Dovrebbe consentire, diciamo, di raggiungere nuovamente livelli di redditività importanti alla fine appunto del periodo previsto intorno al 2027-2028. Questa capacità di gestione di questa struttura è da attribuire ad una giovane professionalità, quella del presidente Antonio Vasile, che ha fatto un lungo periodo di apprendistato nella gestione pubblica, che ha una capacità e una visione anche strategica e politica di grande rilievo e che oggi ha avuto una consacrazione qui grazie appunto all'interesse che questo piano strategico ha mobilitato in tutti voi. Nei contenuti del piano, quali punti focali a suo parere? Diciamo che la cosa più importante è che noi abbiamo messo in movimento l'aeroporto di Foggia, che era morto, e siamo convinti di poterlo portare a risultati rilevanti anche andando a raccogliere traffico dal Molise, dalla Campania e dall'Abruzzo. Siamo ovviamente interessatissimi a tutte le politiche sull'aeroporto di Grottaglia che porteranno ai voli suborbitali, ma soprattutto al potenziamento dei voli cargo, che sono i voli per il trasporto di merci connesse alla reindustrializzazione dell'area, che ovviamente deve uscire dalla logica monoculturale dell'acciaio e deve entrare in una relazione virtuosa col porto, con il retroporto e soprattutto con tutte le infrastrutture di trasporto ferroviarie e autostradali che possono fare di Taranto davvero il nostro giocatore più importante dal punto di vista economico. Noi come assessorato ai trasporti supportiamo questa programmazione con attività di realizzazione di infrastrutture per rendere attrattivi questi nostri aeroporti, ma soprattutto quello di ripensare un modello di trasporto intermodale appunto per connettere gli aeroporti con le stazioni e con i vari territori. Ovviamente dobbiamo pensare a un sistema integrato di mobilità proprio per rendere gli spostamenti più efficienti e soprattutto più veloci.